Ah, ok, non capivo dove si fosse espanso. $178.47, signora. 54 clienti in un giorno. Record, figlioli. Purè di patate. Porca la miseria, tu lo metti e io lo tolgo? Ma che confezione figa, non ha nuovo zucchero. Altri 4 metri quadrati per il telone. Beh, c'è lo scatolone che no, non posso, non posso. Toglietemi lo scatolone. Con quanto pepe, signore? Poi domani dai mi caga le saette. Aiuto, mi si è buggato il Giampier Fabrizio. Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati a Lonad. Sì, lo so, siamo lontani dal negozio, figlioli, ma vi racconto cos'è accaduto. Allora, stavo cercando qualcosa da fare al momento della intro. E a un certo punto, mentre provavo a buggarmi in giro, mi sono accorto che lungo le strade della città non c'era praticamente più nessuna auto. A un certo punto arriva un incrocio e ho scoperto il motivo. C'è una sorta di pick-up buggato malissimo in mezzo alla strada, che si è compenetrato male con quest'auto, che a quanto pare ha bloccato la viabilità degli altri 4 mezzi. Sì, in tutta la città ci sono tipo 6 auto che girano a rotazione. Signori, volete che chiamo qualcuno? Il problema è che io non posso sbagarli neanche volendo. No, non posso interagire, ma manco per il cocchio. E vabbè, non importa, io torno in negozio, Se servono delle bibite o qualcosa, fate un fischio. Oh, il lato positivo è che quest'oggi almeno non rischio di essere messo sotto. Yay! Allora, figlioli, io ho passato come al solito altri 2-3 giorni a mandare avanti la baracca. Ho dovuto togliere la mia cassa, che si trova qui temporaneamente, perché altrimenti non riuscivo a gestire il negozio. È accaduto di tutto, maronne, ma hanno svuotato 3/4 degli stand, figlioli. Non già avazze più, non già avazze più. Ragazzi, dobbiamo assolutamente vedere di assumere quanto prima un terzo Giampier Fabrizio, perché sti due imbecilli non ce la fanno, non ce la fanno a mandare avanti la baracca. Aspetta, questo è il sushi grande? No, è il sushi piccolo. Basta che ti decidi, gioco, sto a fare una confusione incredibile. E pertanto ammetto di aver tirato decisamente più porchi di quanto mi sarei mai aspettato. Sì, ecco, non fate caso alla torre degli scatoloni dei prodotti che ho ordinato in eccesso per errore. Sono stati commessi parecchi errori, ma facciamo finta di nulla che è meglio. Devo creare effettivamente uno stand in cui mettere i suddetti prodotti ordinati in eccesso. E castracocchio, devi andare là sopra. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. La cosa bizzarra è che quando provo a ordinare qualcosa ed esco dalla schermata, aspettate, olè, mi ritrovo tipo teletrasportato delicatamente verso l'alto. Porco canaglia, mi sono dimenticato di pagare bollette, fatture, porchi e chi più ne ha più ne metta. Ottimo. Per dover di cronaca, io in teoria dovrei quasi poter assumere un terzo cassiere, ma di sicuro possiamo già ottenere un terzo Giampier Fabrizio, ma ho paura di quello che effettivamente potrebbe accadere con 3 di questi imbecilli che vanno avanti e indietro per il negozio. Perché il lato positivo è che i nostri cassieri almeno da lì non si muovono e tanti saluti, ma loro invece vanno in giro a farmi un casino di proporzioni bibliche e non c'è modo di fermarli se non licenziandoli, che mi pare una misura estrema. Però voglio dire, quando Giampier Fabrizio mi va fuori controllo, questa è l'unica soluzione che ha il telone. Ragazzi, forza, muovete il culo. Io sto cercando di rifornire il più possibile gli stand, così posso tranquillamente occuparmi io stesso di una cassa, in modo tale da snellire, quantomeno nei limiti del possibile, l'andirivieni dei clienti, che si sono bevuti tutto. No, vi giuro ragazzi, c'è una carenza di alcol come mai prima d'ora, porca la miseria. Stiamo gestendo un flusso tale di clienti ormai che è quasi impossibile che un unico stand non si svuoti in un'unica giornata. No, non sto scherzando, quei pazzoidi dei nostri clienti sono completamente fuori controllo. Guarda, hanno finito le birrette, siamo anche giù di vodka, ne ho ordinata altra, ma come al solito c'è tipo una bottiglia qui e 4 qua, perché si sono fatti fuori tutte le uova. Allora, aspettate che do un'occhiata a cosa c'è qui. La patata, ok, possiamo sgnacarla qua, per fortuna. Il problema più che altro sono le scatole eccessivamente grandi. Aspetta, buttale là per adesso, zio Billy. Si è scappottata tutta la torre togliendo una singola scatola. Vedete, anche qua ci sono 4 prodotti che... non c'ho voglia di incocchiarmi, allora datemi mezzo secondo, che ve lo dico onestamente, piuttosto butto via una singola confezione di farina, in modo tale, ok, da poter ridurre il quantitativo di... Madò, dimmi che le patate... Non si può! Cioè, devo ricorrere a questi biechissimi trucchi. Oh, almeno le patatine fritte sono finite. Erano lì da una vita. Devo riordinare tutto, il latte, le bibite. Ma che stracocchio! L'acqua standard, almeno quella della Ferragni è rimasta, mi consolo. Altra patata? Non fate complimenti? Oh, a voler essere onesti, nessuno ci vieta di espandere ancora un pochettino il nostro magazzino. Salve? Ah, ok!
Non capivo dove si fosse espanso, mi ero spaventato tantissimo. Ok, proprio qua dove avevo buttato a culo le scatole. Sembra un gomblotto internazionale per davvero. C'ho una mezza idea, figlioli. Visto che abbiamo uno stand vuoto e per adesso la maggior parte dei prodotti hanno un luogo in cui essere piazzati, in questa sezione extra mettiamo per l'appunto le scatole alla rinfusa, ovvero piazziamo qua tutti quei prodotti che il telone ha ordinato in eccesso. E così almeno possiamo muoverci con maggiore tranquillità. Ce ne potranno stare al massimo 8, ma vabbè, dettagli visto che sono prodotti sparsi. Ma yehey, aspetta, forse questo può essere messo insieme all'altro, ottimo. Possiamo anche spostare il nostro computer. Facciamo una cosa del genere, lo mettiamo proprio qua dietro, ottimo, così non dà fastidio a nessuno. Questo mi spunta un attimino, ma amen, sono cose che capitano. Le patatine del Covidos me le lasci lì. Il pane extra me lo sgnacchi qua. Oh, direi decisamente quasi molto ma molto meglio. Per l'espansione finale del magazzino ci verranno richiesti altri $2,950. Potremmo fare l'espansione completa? È rischiosetto, eh. Possiamo sempre chiedere un prestito in caso di necessità. Allora, datemi mezzo secondo. E a sto punto ordiniamo uno sfacelo di uova come non ci fosse un domani. Porca la miseria, quante ne ordinate? Scommetto che se vado a guardare i frigoriferi scoprirò che le abbiamo praticamente esaurite tutte. Pensare che un paio di episodi fa ero pieno zeppo di uova. Avevo ordinato per errore troppe confezioni di quelle da 4. Allora, mettiamo sezione bibite. Ci mancano le verdi. Ci mancava... non mi ricordo, questo latte sicuro che manca sempre. E la bibita turco, quella tarocca. E l'acqua, quella economica in bottiglia. Aspetta, mancava anche una di queste birre. Sì, ma non possiamo andare avanti in questo modo. Allora, intanto avviamo rapidamente la nostra giornata. E senti, mettimi la mia cassa, perché altrimenti la giornata non si esaurisce più e ti ritrovi alle 9 di sera con 841,8 clienti in trepidante attesa di essere serviti. Romeo e Giulietta, tranquilli voi due, eh. Non sia mai che muovete il cocchio di culo. No, davvero, devono fargli recuperare le scatole quanto prima. Beh, che mancava anche il formaggio, l'altro formaggio. Spesso mi stanno venendo i peggio dubbi. Le mozzarelle ci sono, quello va ordinato. Il parmigiano reggioso, perfetto. Facciamo tre, meglio abbondare. Ah, zio Billy, per fortuna che sono pieno zeppo di dendini. Ma ding cosa? Sono venuto a controllare apposta, signora. Ma porca la miseria. Oh, almeno non devo darle il resto, mi consolo. Perché certe cose non cambiano mai? Vorrei essere lasciato in pace, voglio gestire il negozio in tutta tranquillità. E invece no, ci devono essere sempre 8 miliardi di rogne. Ma muovi il culo, vai a far qualcosa. Ve l'ho detto io che il terzo Giampier Fabrizio è praticamente inutile. Guarda, magari se metto questo decide, oh, magari muovo il culo. Ma che? Ma lasciamo stare che è meglio. Oh, alleluia, grazie, si è svegliato 841 anni dopo lui. Signora, non glielo volevo dire, ma ci sono due casse vuote. Perché mi fa questo? Lei chiaramente deve essere una che è passata negli scorsi giorni e ha deciso, a quello là devo rompere i mar... Guarda, sono tutti qui da me! Ma siete dei pezzenti, dai! Apprezzo che veniate a comprare all'Onad, non dico nulla. Guardate anche che varietà di merce, porca miseria. La maggior parte dei prodotti, diciamo che tendenzialmente, non sono nemmeno scaduti. Ti ho dato anche un centesimo extra, straccione di M. Aio, ma allora ditelo che ce l'avete con me, pezzenti maledetti. Ok, mi dia un secondo che c'ho il parmigione regione qua da scaricare, tanto due secondi possono anche attendere i bastardi, perché le mie scorte di formaggio erano in crisi. Ottimo, così potete rifornire gli stand. Vediamo un po' chi è la faccia. Guardalo lì, c'è tipo un muro invisibile qua. Che succede, gioco? Faccio finta di nulla che è meglio. Buongiorno, stimato e amatissimo cliente. E vabbè, quanto hai speso? $137? Ti stavo criticando, ma adesso ti lovo veramente un sacco. Signora, vuole un po' di lovamento anche lei? Magari spendo un po' più di soldi. Non mi faccio lovare da una stracciona che non mi spende almeno un centone. E che stracocchio. Come ci ho messo a carta culo? Qua dietro. Ce l'ho letteralmente qua dietro. E poi ogni tanto mi arriva il cliente e mi dice, mi passa un po' di carta culo che ce l'ha dietro. Ma vattela a prendere, ma mica sono il tuo facchino. E che sta... altri 106 euro. Vai, sono dollari, ma insomma ci capi... No, il punto, Lonino, il punto è importante. Max Payne dei poveri. Come va? Tutto bene? È invecchiato malissimo, eh? Ma vabbè, dettagli. Mi sa che dobbiamo rifornire la zona pasta asciutta. Questo è poco, ma sicuro. Mi lasciate stare per 5 secondi? Porca miseria. Oh, bravo Giampier Fabrizio. Ottimo, questa zona è messa bene. Mi avevano depredato l'area caffè prima. Mi sa che è finito il burro d'arachidi, vero? Sento...
Puzza di porchi nell'aria. Eh sì, sei anche nella sezione sbagliata, imbecille. Ne abbiamo solamente 4. Ok, sgnaccali qui. E beh, devo andare qua sopra, no, è vuoto. E dopo casomai lo riordiniamo molto ma molto rapidamente. E voilà. Ora che c'è sta sezione extra, sto a fare una confusione veramente incredibile. Oh, vedo che qualcuno si diverte col fusto di birra. Cioè, la faccia da single. Che metà basta, ciccio, non te lo volevo dire. Ma vabbè, dettagli, pizza col cheddar. Che bello che, come cassiere, mi sento in obbligo, in dovere, mi avete prelevato una marea di moussaka, di giudicare gli acquisti dei nostri clienti. Allora, voi cassieri là fuori, io ovviamente non posso capire la vostra vita e i porchi che tirate, ma ammettetelo qua sotto nei commenti, tanto è tutto praticamente molto anonimo. Ditemi se alla fine non giudicate un pochettino i clienti quando arrivano con merci strane, bizzarre, o non lo so nemmeno io. Ci deve essere una sorta di lore del cassiere? Sarebbe qualcosa di interessante, vorrei scoprire come vanno le vostre vite. O molto probabilmente il cassiere medio mi dirà: no, Lon, tu non vuoi scoprire come va la mia vita, che è meglio, ma vabbè, dettagli. $178.47, signora! Per davvero? Ha comprato 86 kg di sushi? Guarda, no, ammetto, adesso che abbiamo una marea di prodotti, fare il cassiere dà molte più soddisfazioni. Io dovrei tipo ritornare dietro perché sono le 7:30, devo ordinare i prodotti mancanti. Se non mi stracciate le balle per 1,8 secondi, grazie, molto gentili. Allora, devo fare il punto. Perché questi frigoriferi, peraltro, non hanno la luce interna? È una cagata di proporzioni bibliche, ma l'acqua non l'hai ordinata. E ti servono anche un paio di lucine, l'ho notato adesso. Ma io avevo ordinato l'acqua, sono abbastanza sicuro. Vabbè, riordiniamone un po' di extra. Tua nonna in cariola, cliente, tua nonna in cariola. Senti, a prescindere, ordinami della carta, culo. Pollo! Sono sicuro che i polli fossero in estinzione? Ora che ci penso bene, abbondiamo di polli, perfetto. Oh, abbiamo fatto una marea di soldi quest'oggi, peraltro. Non mi ero accorto che avessimo venduto così tanto. 9 centesimi. Toh, cucati 10. E vi sarò tutti felici e contenti. Si vede che adesso i clienti cominciano a spendere pesantemente. Cos'è quest'oggi con la moussaka? No, vabbè, guarda. No, stavo per dargli il resto extra. Ma ho cambiato idea molto, ma molto in fretta. Se non mi spendi almeno un centone, il resto extra te lo scordi. 60 centesimi. Eneter. A posto? A posto. Fatemi vedere se abbiamo ancora quella cocchio di moussaka. Sì, perché me l'hanno un po' pucciucciata tutta. Va, che roba? Mi sa che domani la dovrò quasi riordinare. Oh, vai che beo. Per il resto, sì, abbiamo una carenza assurda di polli. Oddio, ci sono parti del magazzino, e ignoro il motivo, che laggano come non ci fosse un domani. Cioè, tu giri la telecamera e quella sembra che gli sia venuto uno stracocchio di collasso. Come vanno i polli? Si sono un po' estinti, avevo ragione io. Me ne resta solo uno, purtroppo. Da quest'altra parte dobbiamo ordinare il sale. L'olio l'avevo ordinato. C'è una carenza di pizze, come potete notare, e dobbiamo rifornire lo stand della patata. Quanto vorrei avere delle patatine fritte surgelate da fare in friggitrice stasera. Maronne, voi non ci avete idea. C'ho una fame che ci vedo. A gestire sto cocchio di... Dingo un cocchio, signora! Di posto di lavoro, vi giuro. A fine giornata c'ho un appetito veramente assurdo. 12 e quanto? 29. Facciamo 30 della serie meglio abbondare, che c'ho il cliente. Sì. Oh, maronne, cos'è? Però sono tutti prodotti economici, signora. Come l'ho detto? Aspetta, $163, le devo ridare un dollaro. Senta, abbondiamo. Tossi cookie, 11 centesimi extra. Quest'oggi mi sento proprio generoso con le signorine. Allora, aspettate, no, questa è la pizza sbagliata, questa è la pizza della mafia. Se c'è qualche mafioso nei commenti, non prendetevela con me. Non vi sto ciulando il brand. E prendetevela con lo sviluppatore, che stracocchio. E qui scarichiamo quella col cheddar. C'hanno proprio una passione per sto cheddar che è assurda, eh. Però, ragazzi, sarò solamente io, probabilmente. Finiti i clienti, olè, alleluia, alleluia. Ma mi è salita una gran voglia di sbloccare altra merce. E voi direte: Lon, ma allora sei coglione. Lo so, è vero. Potreste avere un cicinino ragione. Ok, vediamo di... Maronne lag. Portare dentro tutti i polli. Non possiamo lasciarli fuori al freddo e al gelo. No, c'è proprio un punto di lag supremo. Ah, già, è vero che dovevo riordinare il burro d'arachidi e il miele. Vediamo di farlo subito. Che poi sono talmente pirla che me ne dimentico un cifrone. Facciamo triplo ordine, perché un po' andranno sugli stand e una parte ovviamente andrà messa in magazzino. Allora, l'acqua dovrebbe essere arrivata, ma hanno fatto fuori il latte. Vedete che lagga qui, guardate. Vedete che tira un lagone assurdo. Mi mancano gli spaghetti e la farina. Casino. Spero che in futuro... Era quella blu, mi pare. No, sì, perfetto. Dicevo, spero viva... Sono le 9 di sera, c'hai ragione, concludiamo la giornata. Spero che in futuro si potrà automatizzare il tutto. 54 clienti in un giorno?
Record, figlioli, che vi dicevo? Allora, devo abbassare il prezzo della mozzarella di Don Bernardo. Di 4... Ma no, ma è tantissimo scesa. Non ho visto cos'è salito, ma insomma ci siamo capiti. C'è un'ulteriore luce che possiamo... Senti, mettimela direttamente qua, perché comunque la sera non si vede una ciulla di niente. Eccole qua le bottigliette d'acqua. L'ho detto io che le avevo ordinate. Carta culo. C'è solo un rotolo lì. Vediamo se si è liberato qualcosa qui. No, è ancora tutto bello pianotto. Perché vedo di dare una mano ai Giampier Fabrizio. A posto. Per il resto ci mancano le birrette, quelle verdi. Fa che roba! No, davvero, si sono dati all'alcolismo pesante. E voi direte, Lon, cosa ti aspettavi? Sono i tuoi clienti, è normale che siano leggermente alcolisti. Ok, è un pensiero condivisibile e ragionevole. Se sono fatti di nuovo fuori tutte... No, vi giuro, ordino salse una volta ogni due giorni, non scherzo. Sì, per inciso, uno stand non basterà, voglio essere... onesto con voi, va che bei lanci il telone. Ah già, devo completare quest'ordine, perfetto, datemi un secondo. Mi mancano le salse... No, anche il sale in effetti mancava, la salsa piccante. Prendimi anche... No, ma maionese ce n'era... In grande quantità, non possono averla già finita. Infatti, al massimo un po' di ketchup. Per il resto la situazione è abbastanza sotto controllo. Direi di sì, a parte i fusti qua dell'alcol, che molto probabilmente, diciamo, sono finiti tutti. Già, soprattutto le... Ma le birrette verdi ci sono. Ma siete scemi, scusate, non sono queste qua. Ma allora siete voi che non avete rifornito gli stand, imbecillotti? Oh, molto meglio. E mancano birrette anche qua sotto. Ragazzi, l'alcol è importante nella vita del cliente medio dell'Onad, ma insomma ci siamo capiti. Ok, possiamo anche aprire il negozio. Che faccio? Sarei tentato da sbloccare la merce adesso. Allora, fatemi dare un'occhiata prima di tutto alle bollette, che adesso sono belle salate, figlioli. Non so se l'avete notato. Allora, la nuova licenza mi permette di sbloccare le patatine, la farina, il purè di patata. C'è un bel po' di patata da ste parti, Il pepe, il riso vero e proprio. Abbiamo già il riso basmati. Il pane da sandwich. È quello che ho venduto fino adesso? Ah, il pane da sandwich, quello più basso, ok. E come zucchero? Ce l'ho già lo zucchero a velo. Allora, sono 3000. Tua nonna in cariola, $500. Aspetta, mi devo essere appoggiato alla tastiera in un momento non meglio precisato del mio passato. Ma vabbè, dettagli. Cioè, vi rendete conto che io adesso devo tipo riorganizzare tutto? Allora, sale e pepe li possiamo anche mettere insieme? Non dico di no. Allora, intanto fatemi fare questo ordine e altri $570. Che finiscono nel chest... lasciamo stare che è meglio. È finita anche la cioccolata. Ma zio Billio. La gente qua proprio non si trattiene 10 secondi. Ok, questi stand sono genericamente riforniti. Però sì, qua c'era la carenza assurda. E intanto buttiamo qui un'intera confezione di sale. Il problema qual è? È che io adesso ho sbloccato i nuovi prodotti. E quindi i clienti li pretenderanno. Potremmo completamente spostare l'olio, ora che ci penso bene. Questo settore lo riserviamo direttamente alle farine. Tuttavia resta il problema del riso. Abbiamo il riso basmati, però possiamo spostare il pane da sandwich e fare il riso, quello nuovo qui, e il riso basmati di qua. E poi pian pianino togliamo dalle balle tutta sta roba. Oddio, il latte lo potremmo mettere qua dei cereali. Ma se conosco la mia fortuna, prima o poi sbloccheremo qualche nuova tipologia di cereali. Mi spiace per la lagata, ragazzi, ma purtroppo non posso farci nulla. La quantità di merci comincia a essere giusto un attimino elevata per il nostro povero amichevole Lonad di quartiere. Sì, mi sa che le auto sono ancora buggate, La città sta incontrando alcune difficoltà. Allora, questo è il nuovo pepe, quindi per adesso lasciamelo lì e dopo vengo a recuperarlo. Lì è 3 ore che vado avanti e indietro. Fossimo nella vita vera mi sarei fatti i chilometri, porcaccia la miseriaccia. Questo è il sale che avevamo lasciato qui, quindi a questo punto il pepe, casomai, lo si piazza direttamente lì. Oh, guarda, abbiamo già trovato la scatola, quindi tracchete, perfetto. Ti vuoi fare i cavolacci tuoi? Aspetta, devo spostarlo il sale, mi ero dimenticato. Ah, no, aspetta, lo possiamo lasciare qui. Va benissimo, era l'olio che dobbiamo spostare. Senti, a sto punto il pepe lo mettiamo di qua, un po' sopra e ovviamente un po' sotto. Vai, caro! Allora, il pepe lo vendiamo a 9,02. Un po' costosetto sto pepe. Vabbè che ti vendiamo anche il macinapepe. Qua, ragazzi, non si bada a spese. Altro che John Hammond al Jurassic Park. E voilà, perfetto. Ti ho fregato la facciaccia tua, Giampier Fabrizio. Fatti i pepi tuoi. Allora, il telone sta imparando dei propri errori. Devi spostare l'olio, non è un problema. Togli l'olio dal... perché... La devo lanciare, la devo... Porca la miseria, la devo lanciare? La devo lanciare? Perché mi devi rompere le balle? Guarda che la butto via, non mi faccio problemi. Se non la sposto, lo verranno a rifornire quei bastardi. Lasciamo stare che è meglio, non mi sto incazzando. Devo spostare l'olio, gioco. No, fatti i cavolacci tuoi, non prendere quella...
C'hai la nonna torterrima. E non posso neanche metterla a terra per il solito bug di DM. Ok, non c'ho voglia di triggerarmi male. Sono in pace con il mondo, assolutamente sì. Porca miseria, adesso abbiamo anche le nuove patatine. Allora, ordina 3 scatole di questo, 3 confezioni di farina. Odio il purè di patate, andrebbe messo nella sezione delle patate, se proprio volessimo essere onesti. Pian pianino, il mio cuore. Un tosi suicida. Allora, il purè con scritto purei ci sta tantissimo. A sto punto o spostiamo tutta la patata e la mettiamo casomai insieme al purè. Allora, vediamo un po' se riesco a organizzare il tutto, perché mi serve un altro stand. Abbiamo i stand per caso da qualche parte? Direi di no. Quindi comprami 2 nuovi scaffali, un piccolo scaffale e altri $600 nel cestino. Weila! Buoni figlioli. Allora, per adesso sgnaccami tutto direttamente qua. Così, come dicevamo, possiamo piazzare qua sopra il purè di patate e anche qui sotto. Ole. Poi, cos'altro abbiamo? Aspetta, a sto punto facciamo le cose per bene. E tanti saluti. Purè di patate. Ok, qua devo essere veloce, devo afferrarle, spostarle di qui. Veloce, 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 veloce. Prima che arrivino, prima che arrivino. Lo sai che stanno arrivando? Si stanno triggerando? Aspetta, 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 aspetta. Molla la scatola, molla la scatola, molla la scatola, molla la scatola. Molla la... Porca, mollala che fu... Sai la nonna ubertrota che te non c'ha... No, non le voglio. Fatti i cavolacci tuoi. Aspetta, la rimetto io direttamente qui. Così lui non può far nulla. Aspetta, 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 aspetta. Almeno tolgo le etichette, almeno tolgo le etichette. Ecco qua. Resta una confezione che prima o poi qualcuno comprerà. Ma dimmi te se devo tirare... No, ho tolto tutto. No, no, ok, ne metterà una purtroppo. Non posso farci niente. Pure sì, aspettiamo che lui depositi la scatola. Preleviamo il tutto. Non puoi lanciarla. Perché non posso? Sì che posso lanciarla. Sì che posso lanciarla. Posso fare quello che voglio. Sono il padrone della mia vita e il padrone del negozio. Ah, troppi porchi. E poi scusate, a sto punto l'olio di semi di girasole e l'olio d'oliva lo mettiamo sotto le spezie. Cioè, lì, anzi, lì mettiamo, scusate, vabbè, avete capito il senso del discorso. Li possiamo tranquillamente spostare da un punto e li mettiamo invece in un altro. Adesso arriverà qualcuno a rompere le balle. Perché tu... No, no, no. Fatica. Porcaccia la miseriaccia di tua nonna in cariola. Io ti voglio un sacco di bene che tu non c'hai idea. Questa me la lancia. Questa ad esempio me la lancia il pezzente. Aspetta, toglimi questa etichetta. La mia vita, come ho detto più volte, figlioli, è un gigantesco complotto internazionale. Questo è un dato di fatto. Dovrei tenere da parte le scatole di vari prodotti in modo tale da poter spostare più agevolmente il tutto. E voilà, ottimo. E togli uno e togli due. Ok, diciamo che mezzo trasferimento siamo riusciti quantomeno a completarlo, mi consolo. Questa invece è la nuova farina. Dimmi che costa un botto in più della precedente. È tendenzialmente arancioncina, vorrei metterla sotto... No, sapete cosa? Facciamo proprio il contrario. La mettiamo di qua, così mi crea una sorta di alternanza dei colori. E non è una cagata se sei daltonico, che ti permette di riconoscere più facilmente la presenza o l'assenza di uno o più elementi. Beh, lancia lì, cos'è sta scatola? Ah, il purè, che ci faceva lì? In effetti non gli abbiamo ancora trovato un posto. Oh mio Dio, sto riuscendo ad impilare le scatole quest'oggi. Cosa sta accadendo? Perfetto, occhio ragazzi. Toglimi questa etichetta e la nuova farina la mettiamo a $9.49. Mi sembra come di derubare i clienti ogni tanto. Beh, che non avevo messo il prezzo al purè. 5.19? Io prendo quello della Pfanni quando non ho voglia di farlo con le patate. E non è male, onestamente. Ovvio, non è a livello del purè fatto in casa dalla mamma, ma insomma ci siamo capiti. Odio la mia vita. Poi, non dimentichiamoci dello zucchero a velo. 3, riso. 3, pane da sandwich. 3, ma porca la miseriaccia. Senti, prendimi altro gelato che mi pare che fosse finito nel frattempo. Zio Billy, il mio povero conto in banca. Allora, la questione riso, che è anche questo della Elo, come quello degli spaghetti, è un po' problematica. Quindi se togliamo il pane, risolviamo velocemente il tutto. Ma... dobbiamo prima rimuovere il pane dagli stand, che ovviamente il gioco non mi fa fare. Ah, che due maroni. Devo essere veloce, devo essere veloce. Ok, riempi il tutto. No, non me lo fa proprio togliere. Fatti i cavolacci tuoi. Fatti i cavolacci tuoi. Aspetta, aspetta, devo... Ah, non posso fare nulla. Ho le mani legate, figlioli. Ditemi che ho ordinato un altro stand. Bravo, l'onino del passato. Ottimo. Per adesso piazzamelo sempre qui. No, aspetta. Non volevo il riso. No, non volevo il riso. Ci volevo invece trasferire il... Stai ancora andando a mettere pane? Giuro che ti picchio se stai andando a mettere pane. Sgnaccalo qua il pane. Porca la miseria, tu lo metti e io lo tolgo? Anzi no, è diventata una questione di principio se vogliamo essere onesti. A posto.
Non so quanto cocchio di pane ci sia ancora. Dai, e ora mi hai anche buttato via la scatola, ma sei un pezzente. Vabbè, posso fare il tatticone? No, aspetta! Sono stati commessi degli errori! Sono stati commessi degli errori! Aspetta, 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 devo essere più veloce io, devo essere più veloce io. Mettilo lì e togli l'etichetta prima che la situazione degeneri. A posto. Dove stai andando? Dove stai andando? No, no, non riforni... Ah, ma te la sei proprio legata al dito, te, eh? Ha ripreso la mia scatola ed... Perché non ho tolto l'etichetta. Sta sfruttando il sistema a mio svantaggio, il pezzente, eh? Non ci credo mai nella vita. Le disavventure dell'Onad. Vabbè, ma questo è pane ancora più economico. Ah... Sì, lo ammetto, per un secondo avevo pensato di arricchirmi. Poi mi sono ricordato che il Lonad mi odia a prescindere. E niente, gente, per adesso devo fare una porcata, ovvero aspettiamo che ci comprino tutto questo pane. E dopo, casomai con calma, in quel posto ci trasferiamo il riso. Semplicemente devo evitare di acquistare nuovi prodotti che li vadano a sostituire. Ci basta ricorrere a questa bieca tattica e come per magia riusciremo a sistemare questa brutta 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 situazione. Ah già, lo zucchero, 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 zucchero. Come la risolviamo questa? Perché siamo pieni zeppi. Trasferiamo il miele di qua e mettiamo lo zucchero di qua. Gioco, non rompere le balle, bravo, vedo che ci siamo capiti. Ok, ora non c'è più miele, quindi i Giampier Fabrizio una volta tanto non mi possono remare contro. Non è possibile, no, vi giuro, io vivo la mia giornata lavorativa in questo negozio con l'ansia e la paura. I miei dipendenti non mi rispettano, dovrei fustigarli decisamente. Molto, che si stanno per triggerare. Togli l'etichetta, togli l'etichetta, togli l'etichetta. A posto, guardalo che era già pronto il pezzente. Guarda, ti riempio anche il ripiano così non puoi far nulla. Ecco qua, alla facciaccia tua. Ma che confezione figa, non ha il nuovo zucchero. Costa 6 euro, anzi scusate, 6 dollari e 16. Più o meno in linea con gli altri, nessuna novità di rilievo. Sto per fare una cagata, gente, assolutamente sì. 6.700, 8.700. Ops, ho erroneamente allargato il negozio. E oh mio Dio, che spettacolo. Altri 4 metri quadrati per il telone. Sposterei a questo punto la sezione della pasta asciutta dall'altra parte, perché riserviamo casomai questa zona ai dolci, alle colazioni, chi più ne ha più ne metta. In realtà io voglio creare qui, anche se è un po' una cagata, uno spazio. È che purtroppo c'è molto più spazio in quella direzione che in quest'altra. Quindi diciamo che avrebbe senso mettere 3 stand da un lato e al massimo 1 o 2 da quest'altro. Però c'è quella porta del magazzino che rompe le balle. Quindi ogni tanto non so nemmeno io dove sbattere la testa. Allora facciamo una cosa del genere. Per adesso le patate e il purè compagnia bella me li metti qua dietro. In parte i detergenti, lo so, lo so, lo so. Mentre invece quello del pane e temporaneamente quello del riso li sgnacchiamo. Ce la facciamo? Ok, direttamente qua. Poi sì, i prodotti per l'igiene li possiamo anche spostare in quella che in futuro sarà effettivamente una zona più adatta. Dovremmo anche mettere una terza cassa, figlioli, perché tecnicamente il terzo franco lo possiamo assumere. Però se sposto questi non la finiamo più. Oddio, questo stand effettivamente può essere messo tipo dovunque. Al momento non ci servono altri frigoriferi, quindi sgnacchiamolo. Uno qui, dobbiamo togliere anche l'altro a sto punto. È che sta benissimo nella zona della colazione, purtroppo per me. E al massimo spostiamo la pasta di là. È che per alcune cose mi sono già abituato. Mi dà più che altro fastidio il non ricordarmi dove ho messo i vari prodotti. Non importa, non importa, non importa. Allora, toglimi anche questo con le merendine e lo piazziamo invece qua. E olè, ottimo, ottimo, ottimo. Però sì, se metto la cassa qui, qua non ci si passa comunque. A meno che... Franchino, ti si piazza un po' più vicino all'entrata, proprio millimetricamente vicino. Non cambierà niente. Non cambierà virtualmente nulla. Dovremmo mettere probabilmente gli stand in quella direzione invece che in orizzontale per far funzionare il tutto. Vabbè, ragazzi, intanto apriamo il negozio perché non possiamo andare avanti in questo modo. Sto organizzando tutto da troppo tempo. Allora, aspettate che finisco di piazzare ovviamente lo zucchero. Oh no! Le nuove patatine! Mi sono dimenticational! Aspetta, dove erano le altre patatine? Oh mio Dio, adesso non trovo più un cocchio di nulla. Lo sapevo io che sarebbe accaduto. Dove... Ne abbiamo messe con gli alcolici, no? Dove... Sono cieco! Ah, eccole qua, sono in parte alle salse. Le metterei qua del pane. Allora, tatticone della vita, ho sentito che ha fatto il ding, tranquilli figlioli. Aspetta, c'erano ancora dei sacchetti qua dentro? Occhio al coso! Perfetto. 6 e 27, tac. Dicevo, dopo le togliamo da lì e le mettiamo da questa parte. Tanto il riso deve essere trasferito e traslocato. Signore, scusi, questo non credo che sia suo. Aspetta,
C'è lo scatolone che no, non posso. Toglietemi lo scatolone. Chi è quell'imbecille che l'ha lasciato lì? Assolutamente non sono stato io. Mi sta partendo un ruttozzo veramente colossale che voi non ci avete idea. Ok, togliamo questo dalle balle. Da porca! Ma mi vuol dar 5 secondi, signore? Devo ancora fare lo stand in magazzino per tutti i nuovi... per un prodotto, signore. Per tutti i nuovi prodotti che abbiamo appena sbloccato. Zio Billy. Ah, ma allora l'ho fatto apposta! Mi sono allontanato 3 secondi! Signora! E 0,17. Ciapa? Davvero? Ok, hanno comprato il nuovo pure. Con quanto pepe, signore? Poi domani lei mi caga le saette. Voglio essere onesto con lei. Non venga qua, brava signora. Credo ci siamo capiti. Già non mi riesco più a girare in sto cocchio di posto. In teoria... vabbè, lo stand per il magazzino dove l'avevo buttato? Oh, eccolo qua. Allora, piazziamolo direttamente qua dietro. Aspettate che è un po' un casino. Ottimo. Il problema è che alcuni prodotti andrebbero messi assieme. Madonna, che lag che mi sta tirando. Tipo il pane a sto punto. Oh, lo mettiamo assieme all'altro pane. Quindi uno me lo metti qui e l'altro casomai qua di lato. Questo è il purè che andrebbe messo nella zona delle patate. Perché vedete che abbiamo patatine fritte, patata, patata, patata. E che questa è l'area delle pizze, ci sono anche le altre patatine. Allora, ho sentito il tuo ding di M. Non guardarmi con quella faccia da ebete come se non avessi capito quale gravissimo errore tu abbia commesso. E non mi arrivi nemmeno col resto giusto. Senti, lasciamo stare che è meglio. Vabbè, con la somma giusta, dai, insomma, hai capito il senso del discorso. Aspetta che abbiamo anche il nuovo zoo. Ding del... vabbè, c'è spazio, non è un problema. Ora aspettano i clienti. Il miele lo possiamo ripiazzare, no? Sì, quello era a posto. Va che fila, canaglia, con quante birrette, imbriacone di M, che già tua moglie non ti sopporta più. Come l'ho detto, hai speso $131, ti sposo io. Non mi faccio di questi problemi. Per fortuna che il mio conto in banca sta salendo. Anche perché ho speso davvero troppi soldi. Non ho neanche il denaro necessario a comprare la merce di rimpiazzo. Devo fare un po' di attenzione. E non hai comprato le luci per illuminare la zona laggiù, Lonino. Comunque aumenterei la densità. Signore, sto facendo anche un po' l'elettricista, porca la miseria. Dicevo, aumenterei la densità delle luci presenti. Anche perché a un certo punto non ci si vede più di tanto. Non venite qua, andate da Franchino. Oh, meno male. Ok, allora, questa patata me la sposti qua sotto. Perfetto, e il purè a sto punto, come dicevamo, me lo sgnacchi da sopra. C'era altra roba, qui abbiamo olio. La turco, l'abbiamo finita? Sì, vedi che si è liberato uno slot. Ottimo, cos'altro abbiamo? Carta culo! Dai, quella... ne avete uno qui e 3 qua, ma porca la miseria. Aspetta, non puoi lanciarlo. Lancialo lì e non rompere i maroni. Ci sarà sicuramente qualcuno che ha comprato della carta. Davvero? Ho sentito un ding? Ho sentito un ding? Ma che fai? Gli palpi il culo? Oh, non giudico io, però insomma. Aspetta, queste sono le nuove patatine. Porca miseria, ora non c'è spazio per le nuove patatine perché devo metterle insieme alle vecchie patatine. Ah, sì, dobbiamo spostare le pizze. Lanciale lì. Allora, aspettate, le pizze le sgnacchiamo qua dietro. Tanto per gioco non ci sono problemi. A posto? Bravo, chiaro. Quindi patatina me la metti qui e patatine altre me le sgnacchi qua. Questo lo liberiamo. E peggiore delle ipotesi, il resto delle patatine. Anzi, fa una cosa, spostami sopra le patatine fritte. E qui è altro slot per la patata standard. Aio, è buio, ci vede niente. Scusi, porti pazienza, tutto questo per un po' di cioccolata. Non ho neanche voglia di incazzarmi che l'abbiamo praticamente quasi finita. Faccia come la signora, che almeno ha comprato un po' di prodotti vari. Brava signora. Mi arrivava col resto giusto, ma vabbè dettagli. Le ho dato il resto abbondante perché è gnocca. Ting niente, sto comprando lampadine. Caccia la miseriaccia. Aspettate il vostro turno e non stracciate gli zebedei al povero telone. Senti, sgnaccamela più o meno qui. Com'è? Vedete che ci sono un po' di punti bui qua in mezzo. A parte che le lampadine sono... aspetta, serviamo i clienti, dicevo. Sono messe a culo perché non c'è modo di fare un sistema ordinato. Ma vabbè, in futuro il gioco sarà sviluppato e sistemeranno casini vari. Shagera. Per fortuna che state facendo delle spese. Ciccio, ti sei dato l'alcolismo? Ha detto a sto punto, tanto la patata non me la dà nessuna. Tanto vale spendere per l'alcol. Ha ragione quel punto di vista. A latte come siamo messi? Bene, c'è una carenza di caramelle. La cioccolata l'ho ricomprata, visto che i nostri clienti, a quanto pare, sono in modalità San Valentino quest'oggi. Miseria, me ne restano solo 3. Arrivo, si vede che siamo di sera, sono le 9? Sì. Gli sale la modalità orario di chiusura? Devo andare a stracciare le balle ai dipendenti dei supermercati? Oh, pane, riso, tutta roba molto molto single. E voi direte, Lon, ma come ti permetti di giudicare i single? Sono single, ragazzi. Faccio parte della categoria, tranquilli. È come se mi autoinsultassi praticamente. Ma vabbè, dettagli. Qua, basta. Oh, mi piace quello che vedo. Cioè, quando non vedo i clienti mi piace veramente un sacco. Ding, nulla. Vediamo un po'. Dobbiamo riordinare della farina.
No, comunque a prodotti siamo messi bene. Pollo e gelati ci sono genericamente. Signora, a lei le mezze maniche lì piacciono veramente un sacco, eh? Ah, ecco perché si chiama elbow, perché in realtà sono le mezze maniche in italiano. Ci ho pensato dopo. Oh, sono gli ultimi clienti. Alleluia che si levano dalle balle. Aspetta, il Susu mi va direttamente qui. Stanno facendo a gara per chi mi fa girare le palle di più, no? Vi giuro, è una roba incredibile. Abbiamo un po' di abbondanza di merendine, eh? Aspettate che rifornisco io qua i cornetti. Ma dopo il cornetto agile. Voi direte, Malone, siamo ancora praticamente in inverno. Fotte sega, non mangio un gelato. C'è quella roba qua dentro? Boh, devo vedere. Non riesco a vedere se c'ero. Allora, senti, mettilo nello scaffale, così scopriamo se c'è roba dentro. I prodotti devono essere uguali. È uguale, solo che vuoto. Sei te che sei pirla. Aspetta, abbiamo un'altra luce. Vediamo un po' come è messo il magazzino. Per adesso lasciala lì. I fustacchioni di birra, lo sapevo io qui. Imbriaconi di merda. Simpaticissimi clienti. Cioè, l'ultimo cliente, ovviamente, doveva essere il mio, perché ovviamente. Ecco qua, a posto. Non dovrei lamentarmi che almeno ho speso bene, eh. Ale, arrivederci, eh. Saluti a casa. Pippalle. Ragazzi, come va qua? Insomma. Ciccio, tutto bene? Ti vedo un po' aiuto, aiuto. Cosa? Che hai in mano? Quello delle patate? Ma le patate... Non so neanche dove buia sono finite le patate, Ciccio. Le patate sono di qua. Aiuto. Mi si è buggato il Giampier Fabrizio. Giampier Fabrizio 2, vai a dare una manina a Giampier Fabrizio 1. Oh no, come risolviamo la situazione? Ma certo, ho un'idea. Prima di tutto concludiamo la nostra meravigliosa giornata con 54 clienti. Perfetto. E l'unica cosa che possiamo fare è buttare via l'immondizia, perché sennò la gente qua mi si rivolta, mi si incazza giusto un attimino. Ecco qua, tranquilli, vi faccio vedere io come risolvo la situazione. Si chiama salva, poi si chiama torna al menu principale, e come per magia ricarica la partita. Il tizio è sparito, eccolo qua, la scatola cade a terra e il telone ne esce vittorioso. Ragazzi, mi accontento delle piccole vittorie pure io. Ok, intanto ho ricomprato i cereali, perché ho visto che il settore era un attimino in crisi. Non vorrei dire una minchiata. Eh no, li abbiamo completamente finiti. No, Rutto, Rutto torna giù, non rompere le balle. Una roba assurda, cioè i rutti che mi devono sempre nuotare controcorrente. Ottimo. Vabbè, ma i gelati sono qui. Io cosa cocchio ho combinato prima? Ma sono anche qua. Sono tipo dovunque questi cocchi di gelati. Aspetta. Oh, cerchiamo di fare un po' di ordine, così abbiamo liberato un'altra parte di stand. Scusate, devo fare una prova, vediamo un po'. Ah, speravo di poter ciucciare qualche qualche scatola lì, qualche bottiglia di olio una volta tanto. La farina non l'abbiamo assegnata. No, perché in teoria dovevamo metterla da quest'altro lato. Perfetto. Per terra che lo fai, maroni. L'humus era dalla parte delle salse. Perfetto, tolto da... Mai fatto cagare in mano, pezzo di erba. Acqua della Ferragni o acqua economica? No, è questa. Sì, sì, quella della Ferragni. Perfetto. E qua invece mettiamo il riso della Elo. Ottimo, ottimo. Il resto dei prodotti non è che siano andati poi così tanto a ruba, per dover di cronaca. Allora, qui abbiamo il riso basmati. A sto punto il riso Elo me lo segnacchi qua sotto. Ci manca tutto. I prodotti principali, le farine standard, i due maroni. Ecco qua. Abbiamo detto, aspetta, se metto Elo vengono fuori. Ah, zucchero a velo, ma anche il riso della Elo. Vedete, è fatto bene comunque il sistema a prescindere. Davvero abbiamo finito la pasta? Di solito ci vuol tempo prima che le scorte si esauriscano. Prendimi anche le caramelle. Dove boia stanno le mezze maniche? Come cocchio si chiamano? Maccheroni, forse? Maccheroncini. Beh, giusto, chi non li chiama? I maccheroncini. No, no, ecco appunto. Per due secondi che speravo non accadesse una tragedia, ma il gioco dice, volevi? Oh, però nonostante tutto siamo riusciti comunque a mantenere una discreta parvenza di ordine. Non grido al miracolo, ma almeno il negozio è ancora ben organizzato e soprattutto ben rifornito. Aspettate che tengo sotto controllo la situation. Siamo giù di latte, incredible. Ne avevo ordinato a pacchi e invece ora è finito. Beh, una cosa è certa, due Giampier Fabrizio non sono più sufficienti. Credevo che l'avrei già sbloccato in questo episodio, ma me ne sono completamente dimenticato. A un certo punto mi è completamente passato di mente. Quindi sì, nella prossima puntata la quantità di gente che lavora per il nostro negozio aumenterà vertiginosamente. Se riusciamo, mi sa che assegno la terza cassa a un altro Franco. Certo, qua c'è un nepotismo di tutto rispetto, ragazzuoli, eh? Vabbè, non mi faccio i cavolacci miei, che è meglio. E magari sistemiamo anche il resto del magazzino, che
poi scusate, datemi mezzo secondo perché mi sto triggerando male. Sta storia della carta culo proprio non mi va giù. Oh, così adesso la scatola è piena. Poi ne ciuccio uno così. Attimo, perfetto. Ma porco canaglia, l'ho messo nel buco sbagliato. Scusa. Detto così suona male, ma ci siamo capiti. Così facendo, ora questo slot è vuoto e vi sarò tutti felici e contenti. Oddio, cosa c'era lì? Era quello del gelato? No, il gelato l'abbiamo messo qua. Forse era vuoto, riguarderò dopo la registrazione. Ad ogni modo, dobbiamo capire effettivamente come disporre le casse. Ho una mezza idea, non sono sicuro se funzionerà, ve la faccio vedere in anteprima per adesso. Non è questo il punto, è solo l'idea di base, ovvero mettere le casse in questo modo. Ti pareva che in questo punto non ci stavano, ma porca la miseria, intendo. Vediamo se riesco ad allinearle. Tac, perfetto. Dicevo, in modo tale che invece i clienti passino ai lati ed escano direttamente così. Non è la cosa più bellerrima della vita, ma almeno così liberiamo tutto il lato del negozio, in cui magari possiamo spostare i frigoriferi. Adesso vediamo come combinare. E non lo so, vediamo. Mi è venuta così mentre mi preparavo a registrare questa parte finale. Si salve, sono il drone che ha editato il video e tutte cose. Ad ogni modo, adesso devo rispostare tutto. Gente, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Sì, potete capire che abbiamo riavviato la partita il giorno dopo, dato che le auto sono libere e felici, come non si fossero buggate ieri, facciamo finta di nulla, che è meglio. Dicevo, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche idea, suggerimento e via dicendo. Non so neanche quali siano le prossime merci che andremo a sbloccare. Avete liberato un po' di spazi. Aspetta. Dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi si buggano i Gianfranco e Gianpier Fabrizio, l'ho fatto di nuovo. E noi ci vedremo, porca monnezza, in un prossimo video. Ciao ciao!